collegarci con il Teatro delle Vittorie, dove si stanno svolgendo le prove del grande show televisivo del sabato sera legato alla Lotteria Nazionale Italia. E lì dovremmo trovare adesso il big di Fantastico, Adriano Celentano. Eccolo qui! Adriano Celentano. Con Massimo Boldi. Adriano Celentano, ci senti? Adriano? Adriano, un attimo d'attenzione. Ciao Elisabetta, come stai? Bene, grazie, e tu? Bene. Ah, bene, cosa state facendo? Stiamo preparando la puntata di questa sera. Anzi, con Franco Miseri abbiamo montato anche un balletto sul calcio, bellissimo, eh? Va bene, siamo sicuri. Ma senti Adriano, la musica è il linguaggio più diretto per parlare a popoli che parlano lingue differenti. Tu con quale canzone vuoi salutare il pubblico che ti sta adesso seguendo? Cosa hai pensato? Cosa hai escogitato? Ma io li saluterei con una storiella che mi è successa tanti anni fa, quando andai a vedere il derby Inter-Milan e incontrai all'uscita della partita. Avevo visto una ragazza stupenda e non sapevo come fare per abbordarla e gli ho raccontato una storiella, insomma, l'ho inventata lì per lì. E gli ho detto, ciao, come stai? Ti ricordi di me? E lei mi ha detto, no, come no? Tu eri a vedere la partita, no? Cioè sì, tu eri dalla parte del Milan. Sì, e io ero dalla parte dell'Inter, non ti ricordi? No, non mi ricordo. Ma come, non ti ricordi che io ti ho sorriso e tu mi hai risposto? No, guarda, non mi ricordo, forse perché il Milan ha perso, ma sarà per quello, ma io non mi ricordo. Scusi lei, chi c'è? Dove va? Perché? Oh, bella mora. Se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi, oh bella mora. Da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol. Diretto nella porta del mio cuore, ed ho capito che c'è solo lei per me, ed ho capito che c'è solo lei per me.